La legge 107-2015 riorganizza la scuola pubblica sostenendola su due pilastri liberisti. Professore, quali sono questi due pilastri? Primo, sono i soliti pilastri che vengono richiamati continuamente dall'Europa, ai quali ormai siamo condannati, come la Grecia, la Spagna, il Portogallo, e ai quali questo governo ubbidisce, e sono sostanzialmente appunto due. Il primo è la compressione delle retribuzioni, e questo ormai accade in tutti i paesi, anche in Italia. Senza dimenticare, senza mettere da parte un aspetto molto importante che riguarda il monopolio statale sulla materia contrattuale, questo lo vediamo anche nel contratto scuola ormai bloccato da 6 anni. Secondo aspetto, di traccia liberista è l'azzeramento completo del cosiddetto welfare, e laddove il welfare va inteso non come sostegno statalista, ma come benessere dei cittadini, che non si mantiene, ma lo si cerca di mantenere in termini privatistici, in modo tale che poi lobby o quant'altro, insomma, possono soddisfare i propri. Lei parla di storia ignobile nel suo articolo. Sì, una citazione a un cantautore dei miei tempi, diciamo così. Ma è una storia ignobile perché rispetto alla legge 107 e la buona scuola in generale del governo Renzi, rispetto alla scuola attuano politiche di bassissimo profilo, sia per quello che come dire, diventa la scuola della Costituzione, in questo caso è meglio dire la ex scuola della Costituzione. La ricaduta l'ho chiamata feudale sulla valorizzazione delle risorse umane, di cui tanto il governo si riempie la bocca, ma di fatto, come dire, valorizzazione del personale scolastico in genere, zero, quasi zero. E poi, insomma, ignobili anche perché la scuola vive e si sostanzia in uno spirito di solidarietà, di collaborazione, di spirito critico, e tutto questo va a scomparire e viene, come dire, me e vengono messi in campo dei meccanismi competitivi e individualistici. Sono tantissimi. Un'ultima cosa, chiedo Sì. scusa, il depotenziamento, e questo riguarda la scuola in particolare, il depotenziamento della democrazia collegiale, svilendo quelli che sono le, come dire, prerogative e la giurisdizione degli organi collegiali. Lei sostiene che gli insegnanti in maniera autonoma in tutti questi anni si sono autoformati a spese proprie, altrimenti la scuola gli si darebbe ancora al pennino e al calamaio. Beh, questo è sicuramente vero, insomma, basta frequentare le scuole, noi lo facciamo tutti i giorni. Sicuramente il personale docente si è, come dire, formato e autoformato in questi lunghi anni, quando i 500 euro del bonus erano da noi richiesti, ci siamo sgolati per anni a richiedere forme di riconoscimento, anche in termini banali di defiscalizzazione, no, di queste spese, cosa che non è mai avvenuto. Adesso improvvisamente passa il messaggio distorto e, ripeto, ignobile per certi aspetti, che ci vengono regalati 500 euro per la nostra autoformazione. Se non fosse per le operazioni di autoformazione che gli insegnanti hanno fatto in questi anni, in tutto quel lavoro grigio che fanno a casa, veramente saremo ancora appennino a calamaro. Ci tengo anche a ricordare una cosa che è importante, parlando sempre di formazione e autoformazione del personale docente. Tutta la platea dei colleghi che hanno partecipato, dei colleghi precari, tra l'altro, che hanno partecipato ai famosi corsi abilitanti, cosiddetti TFA, passo o quello che o una volta chiamate anche SIS. Oggi un TFA costa al collega precario qualcosa come
una cifra media di 3.000-3.300 euro. Come questa dimostrazione, come si vede, che gli insegnanti non solo spendono il proprio tempo, ma anche le proprie risorse, senza poi tralasciamo poi tutte le spese, come dire, che non sono calcolabili. Bene, professore, la ringraziamo anche perché il collegamento non è dei migliori.